Salve a tutti, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo President Grant dell'amico Vincenzo in provincia di Reggio Calabria. Mi ha mandato un microfono e il cavo di alimentazione. Mi scrive di fare un allineamento in USB e LSB, fare un potenziometro watt regolabile massimo, al massimo dei watt che si può, mettere un fusibile sul cavo di alimentazione, mettere un altro LED sullo smitter per potenziare la luce, aprire al massimo la modulazione esce basso. Mettere connettore 4 pin microfono sull'apparato come Galaxy Saturn, mettere connettore 4 pin sul microfono palmare. Ah, ecco, sì, questo è un 6 pin, ho capito benissimo. Quindi vuole ricablato anche il microfono e ovviamente la radio. Quindi qua mettere il fusibile, ma io ti do il cavo nuovo se vuoi, quindi è inutile fare poi rattoppi vari. Per cui apriamo e vediamo un po' meglio. Prima proviamo e poi mettiamo mano. Radio collegata, mi trovo in AM, portante, quindi si vede già che è spostata in AM, figuriamoci poi in banda. Prova radio, ola, 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 prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, modulazione proprio scarsina, molto molto scarsa. I watt sono i suoi 10 watt, 10-11 watt, vediamo in banda cosa tira, a parte che già sento che è molto stretta come fonia, almeno in USB. Ola 1 2 3 allora ola in modulato parlato, insomma, riesce già a raggiungere i 10-11. Ola in fischio riesce ad arrivare ai suoi 21 watt, quindi c'è da migliorare un po' tutto, eh. Facciamo un'ulteriore prova con l'HF accesa prima di iniziare. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sono in Lima Sierra Bravo, medesima frequenza. 1, 2, 3, 1, 2, 3. È fuori proprio. La ricezione. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Praticamente il clarifer è perfettamente al centro adesso. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma è sempre fuori. Stessa cosa in USB. USB, vediamo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, non ci siamo. Radio aperta, non si presenta male. Vedo soltanto qualche bobina che è stata segnata. Non so se si riesce a vedere. Quindi il tentativo di riallineamento è stato già, diciamo, cercato a ottimizzarlo. Nella parte sottostante, lato piste, vedo anche qualche saldatura rifatta. Quella, ma che non implica nulla, quindi io rispetto quello che è la richiesta del cliente e mi attengo a quello che mi ha appunto chiesto di fare. Grant completato, i lavori eseguiti sono stati quelli descritti all'inizio, quindi messo il connettore a 4 pin più quello interno della radio, fatto il power variabile nel posteriore con potenziometro, messo il LED biancoiaccio e lasciata attiva la funzione bright qua, e quindi tutto perfetto, fatto l'allineamento in ogni modo di emissione. Adesso ho le radio attenuate, mi trovo in FM e abbiamo a potenza massima una potenza appunto circa di 14 watt. Mentre se andiamo in F e in AM, ovviamente ripeto, radio attenuate, quindi direct gain, abbiamo una potenza che arriva circa a 20 watt modulati, ola 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 ola, quindi migliorata oltre che la potenza anche la modulazione, ola paurosa, tutto Roger, perfetto, idem la frequenza. E premetto che questo microfono che mi ha mandato l'amico Vincenzo non è che sia poi tanto performante, ma già mettendo un'altra tipologia di microfono la modulazione migliora notevolmente. Andiamo in Uniform Sierra Bravo. Ola.
Ecco i suoi watt, là. Tutto perfetto, là. Vediamo come riceve l'HF. Ripeto, comunque, come sempre, clarifer al centro e radio attenuate entrambi da RF gain. Tutto positivo, tutto Roger. Ecco qua come esce questa Grant. Ola. Perfetta. Vediamo come riceve. 1, 2, 3. Alziamo sempre il volume che me lo dimentico. 1, 1, 2, 3. Prova. 1, 2, 3. Prova. Tutto positivo. Ola, ola, ola. Ecco qua. Spostiamoci adesso in Lima, facciamo la medesima prova. Tutto Roger, tutto positivo, 1, 2, 3, prova, ola, 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 perfetto, tutto ok. Vediamo come riceve. Ok, tutto Roger, ecco qua Vincenzo, la tua radio, tutta perfetta. E quindi questo è il tutto per l'amico Vincenzo in Reggio Calabria. Rino Scorpione vi saluta.